Cazzone d'Osaka contro Gian Emanuele De Pras sta per cominciare. Abbiamo la finale dei nostri Worlds, nessuno americano sui tre tra l'altro presenti in top 8 è riuscito ad arrivare in finale. Sarà Francia-Giappone, Esper Legends contro Esper Midrange. Adesso un poll lo posso fare, questo è facile insomma. Signori, intanto vi saluto, buon lavoro. Grazie. Ci mancherebbe, quando volete sono qua. Ciao Akira. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Iniziata la finale. Avete un poll, cioè un sondaggio all'interno del appunto di Twitch, della chat, quindi per chi tifate, per chi tifa il pubblico italiano, per Kosaka o per De Pra. Secondo me, ripeto, Kosaka molto avanti con la sua lista. Beh, a me, ripeto, la lista di Kosaka è quella che mi piace di più in assoluto. Qua arriva Sprinter, che porta il topetto. La chat si schiera pesantemente. Questo è un death contro note la incredibile. Francia. Mo' glielo dico sì, allora iniziate a tirar fuori le bandiere che avete ammazzato. Allora, partita cominciata con De Pra, terza terra c'è, però ci sono solo terre. Anche se, ripeto, questo solo terre per questo mazzo è sempre un po' particolare, perché ha infatti in mano Otawara e Ganjo Otawara, che sono terre che fanno cose, occhio e croce, insomma. Quindi. Vabbè, qua due danni e due vite, attacca il buon Dennick, carta importantissima in cioè una carta fondamentale di questo standard e fondamentale di questi mazzi, proprio drop a due più forti in assoluto che può fare Esper, le varie versioni di Esper. E appoggia la terza terra, che è una Fastland, e ora è il turno di Kosaka che pensa un po' su da farsi. Allora, la mano di Kosaka ci evidenzia proprio la differenza che c'è tra i due mazzi, perché presenta una Virtù bianca che per l'appunto De Pra non gioca, perché gioca praticamente solo creature, cioè Esper Legends, una versione un po' più aggressiva dell'archetipo. Vediamo. Tre mana, arriva Raffine. Ecco, Raffine è una carta che chiaramente giocano entrambi e che può cambiare la partita da un lato o dall'altro. Ora, questa Raffine dove triggererà? Perché con due leggendari a terra il buon De Pra può fare Otawara sulla pedina. Fai Ganjo. Se una pedina fa Otawara, perché deve fare Ganjo? Ce n'ha due di Otawara. Ah, è vero, costa 2, non 3, giusto? No, tra l'altro, credo non lo fanno neanche triggerare. Sì, andiamo a vedere dove decide di mettere. Infatti, attacca solo con le pedine. Ma non è De Pra solida. Ma non è De Pra. Vedo, c'ha solo terre. Però fanno cose quelle terre. Eccolo là. C'ha 4 spell, quello. Quindi aspetta prima di pescare, perché io vorrei farti Otawara probabilmente su quella pedina. Certo, non avevo pensato Otawara sulla pedina. Mi ero. Qua è un problema, perché la mano è super reattiva, ma è reattiva in maniera... Oddio, però fin troppo reattiva. Nel senso, è... non fa board, non fa niente, eh. Fa solo terre che spaccano però cose. La... ha tolto l'altra pedina. Cioè, avrebbe potuto evitare proprio il pesco scarto, come mai? Vabbè, perché la pedina quella era 1-1. Oddio, quella pianura sembra messa in gioco. Davvero? Sembra una quinta terra quella. Quella pianura sembra messa in gioco è nel cimitero, eh? Vedete al cimitero quella pianura è meglio alla mente. Capite come ci si può sbagliare? Cioè, perché un attimo e diventa un disastro qua. Però se successe una cosa del genere impazzire sarei felicissimo. Sì, eh? Così vedete se continua a fare tutta... a fare tutta la shitstorm. Vabbè, vabbè, comunque. Detto ciò, 2-3 che attacca. Allora, tra l'altro qui De Pra, cioè Dennick sta per essere forse bloccato da Raffine, no, da Lord Skitter. No, non da Raffine. Arriva Ganjo. E Ganjo su Ganjo?
E Gangio lo può fare anche Kosaka, sì. Perché ha due leggendari, Lord Skeeter e Raffine, e potrebbe farlo su Dennick, chiaramente. E se non ha senso, gli fa buttare una carta. E se la fa, so cazzi. Perché se la fa, Depra non può più fare niente. Cioè, si complica la situazione. Perché Otawara il turno dopo non può farla più a due, ma deve farla a tre. Eh no, infatti perché non la fa? Ci sta pensando. Vediamo se legge la giocata. È difficile, eh? È difficile. Non è scontato assolutamente. La fa. Sì, sì, si prende un danno e arriva. E Gangio. Grande. Su Dennick. Quella pianura va al cimitero adesso praticamente, perché ci metto tutte le carte. Chiaramente muore anche Lord Skeeter. C'è un altro Dennick in mano. Però se c'è un altro Dennick si tappa out, sì. Raffine fa il suo lavoro, eh. E qui Raffine, cioè, attaccano tutti i topi. Sì, sì. Inizia a immaginare. Sono tre carte. Arriva Dennick, l'abbiamo detto. Dennick terra. Quindi cosa che era on the play? Sì, cosa che on the play? Perché lui ha fatto X vinte e poi è stato eliminato dal torneo. Ha dominato proprio. Non attacca con le due pedine, non vuole perderne neanche una. Ci sta. Pesco scarto. Dennick sembra lui. Sì, sì, è Dennick. E deve decidere se scartare terra a questo punto. Forse scarta proprio Dennick. A me scarta Dennick e fa virtù. Io pure scarterei Dennick e fare virtù, ma proprio senza dubbio, poi non lo so, eh. Dennick, virtù. Per non sapere dopo, se pesco terra, riaimo Dennick e faccio l'altra virtù. Il token. O comunque si fa la virtù. Dennick cimitero, questo è effettivamente. Arriva. Giocata. La giocata. Diciamo, come si dice, molto molto banale, se vogliamo, giocata scolastica, a me piace dire così. Io penso, però era veramente la giocata più forte. Arriva Shouldred ovviamente dalla cima del perfetta masso. Però è anche vero che Gianni Emanuele De Prane gioca 4, sì, so. Però adesso è il turno, l'ha pescata adesso? No, effettivamente l'ha pescata adesso. L'ha pescata adesso, perché Virtù, prima che pescasse Shouldred, volevo dire, stavo per dire proprio che Virtù in questo matchup è un macello, perché certo. Lui non la gestisce in nessun modo. Vediamo adesso come gestisce questa Shielded, perché Kosaka quante risposte a Shielded dà nel mazzo? Ce l'ha. Sì, no, sicuramente go for the trot. È fornito. Volevo sapere quante proprio, eh. 4 go for the trot. 4 go for the trot e basta. Ma sta lista è proprio bella. Sta lista è bellissima. Sta lista è di un quadrato proprio, ragazzi, la voglio rivedere perché mi fa godere. Guarda che gioca meno creature lista quadrata, altri. Guarda che lista quadrata. Gioca meno creature degli altri. C'è da notare. Prende 4 danni. Ha pescato con Fortitro. L'ha pescato? Ha pescato con Fortitro, però ci sta la, come si chiama, la Grelv. Il fatto che adesso ha pescato anche Wedding e diventano dei mostri giganti assassini questi. Sì, tra l'altro vi ricordo, per chi in qualche modo fosse disattento, che Go for the Trot su Grelv non lo può fare lui. Le carte fatto. Quindi comunque quel Go for the Trot non gli serve granché. Il punto è che la partita vince prima lui, perché la virtù cioè i topi sono diventati 3-3. Diciamo che probabilmente fa prima Kosaka con i suoi token, la sua virtù eccetera, che Depra. Tra l'altro può attaccare con Raffine senza scoprirsi, perché la virtù la stappa, quindi nonostante la una carta in mano mi sembra una buona situazione. Depra può fare Otawara a 1, questa è una cosa bella. Potrebbe fare Raffine addirittura. Qua è tosta. Ma è tosta. Cioè. Sta contando, infatti. Conta, perché qui. 3 mana. Arriva quindi Raffine. Ha pensato e ha valutato che Raffine servisse.
in questa però board. Però è figo che guadagna vite. Infatti sì. Maledetto, guadagna le vite, il buon... Attacca. È giusto. Però Shielded così muore. Non muore perché gli mi fa Scrap da protezione. No, Scrap non dà protezione, dà Hexproof e imbloccabile. Però si se non muore da cosa? Non muore da... Muore da doppio da come blocco. Si chiama, da questa. E però porta via due pezzi. Porta via due pezzi, sì. Beh, io credo che qui Kosaka fa doppio blocco 100... Ah, aspetta, occhio, c'è Otawara. Esatto, deve fare triplo blocco esatto. E non basta perché... Poi il blocco è comunque un 3x1. Cioè 3x2. Ma lo deve fare lo stesso. Secondo me o leva Shielded o muore. Potremmo pure ciampare. Ti dirò. Perché non ciampi qua? Ciampico. Ma gli lasci Shielded e Raffaele. E quando vinci? Non c'è più. Ah, vai che fa triplo blocco, vedrai. Se mi ciampa Shielded, Shielded la ciampa. O così. Prova un doppio blocco e così, così è peggio però. Così è buono perché se cade Otawara si porta via il coso. Tutte e due il tokenino, vabbè. Però rimane sempre via Raffine. Che è l'unico modo che c'ha per vincere. Non lo so, io. Serve un altro Gofor the Trot. Per fare il doppio Gofor the Trot? Sì, perché c'è quella Scrap. Certo. Non lo so, io... questa partita è un disastro, difficilissima. Partita difficilissima per carità, però lì io triplo blocco mi sa che lo provo. È una giocata molto però difficile però. Blocco, perdo se, tutto. Se anche se lui non ti fa nemmeno da uguale. Non ti fa nemmeno, ti leva tutto e te perde Shielded. E poi quando vinci rimani con due rattini. Due ratti, virtù, faccio un'altra virtù. Sì, ma i ratti non bloccano. Ho capito, non c'è più Shield. Quello si presenta con Dennick, Raffine e c'è pure Skrell. Vabbè, hai ragione, no, non... È un po' estremo il triplo blocco. E adesso però si deve inventare qualcosa che... Comunque ve lascio tre tu per cala quel turno, ragazzi, è stata... Sì, Depra, bravo e fortunato, Depra, senza dubbio, bravo e fortunato. Aspetta un attimo, ma lui in realtà qui... Di nuovo. Niente. Utilizza. Niente, stavo impazzendo. Attacca con Raffine. Raffine è un topo. Questo perché vuole pescare, chiaramente. Se no, non avrebbe senso. Pesca. Butta virtù, butta terra. Poi vuole pescare ancora con Wedding Announcement. Ne perde 6. Beh, cioè perché ha attaccato con 2 per quello, perché doveva triggerare Wedding. Per me è inevitabile. Posso dirti. Ma cosa vai alla cioè vai a cercare il secondo forgo per forza. Oppure cut down lo fai su Scrap e poi fai Gofor the Trot. Pesca va a 5. È arrivato? È arrivata Shouldred. Shouldred è buona. Però c'è il Tai in mano, il buon Debra. Sì, unica Shouldred carta per Tai. Guadagna va a 20. I blocchi ci sono, sono 2. Che... Però quantomeno Dennick guadagnerà 3 vite. È tosta questa, è proprio una partita difficile, ragazzi. Questa è una partita difficilissima. È una partita di livello altissimo. Ma io penso che tutti i game di questa finale saranno così, perché non è banale. Fa vedere il cimitero. Non è banale per niente questa partita, difficilissimo. Fa un po' di conti Depra su questo attacco, perché lui avendo un Ertai, cioè lui può pure decidere di levare Dennick adesso. Però no, attacca solo con l'attacco
diciamo, sicuro. Shield, oh, comunque Skrelv, Sklai disintegrato quando abbiamo visto la partita contro Bant Control. Contro Bant Control era veramente schifo. Giusto, ma infatti hai fatto bene, non è che dire. Però poi Skrelv ha carriato totalmente tutte le partite. Go for the throat su Shieldred. A sorpresa. Debra perderà due vite. Sì, abbiamo perso. Eh? Abbiamo perso. Fire tie e gli dai imbloccabili. Manda uno. Cioè manda morto perché il quartetto va a pescare. Di pescare vai a tre. Metto imbloccabile. No, qua ha sbagliato. Qua ha sbagliato. Qua non gioca bene. Non gioca bene. Il momento sbagliato. Non doveva farlo adesso, assolutamente. Tu vai a fare il blocco. Ma perché poi lo fai, Goford? Tanto sai che c'è Skrelv per fargli tappare Skrelv. A un certo punto tu puoi pure farlo, però sicuro devi bloccare prima. Prima devi bloccare, è vero. È questo, senza dubbio. Non è stato un break. No, gli ha un po' regalata. E qui lui può bloccare con Dennick e poi fare questa giocata di Goford Trot, se proprio la vuole fare. E poi per assurdo, in realtà De Bravo pure dare imbloccabile a Shouldred, così prima di attaccare e fare move al Ertai vinto. Invece così attaccando io posso bloccare. È vero, sbaglia anche De Bravo qua. È vero, la giocata giusta, corretta, io è... penso sia dare imbloccabile e... perché non vuoi prenderti da Wara. Non ti vuoi prendere eventualmente da Wara. In questa maniera... No, Quartai pure da Wara blocchi. Quartai perché pure da Wara? No, sai? Allora è sbagliato. È sbagliato. Negativo. Vabbè, non era una situazione facile da cui uscire, però dopo, quando aveva pescato Shieldred, Kosaka effettivamente doveva cercare di sopravvivere fino a fare Shieldred, secondo me. Sì, hanno... è stato un momento in cui si sono tirati carta addosso. Ma è Kosaka Mudica. Debra avanti di un game col suo Esper Legends, che come vi dicevamo ha guadagnato praticamente la nuova espansione pochissimo. Debra ha giocato con una lista che è stata ottimizzata da mesi, su cui tutti avevano lavorato, e ha aggiunto semplicemente due Lord Skitter e basta. Forse Stroke non era nel formato? C'era. Infatti c'era sicuro. Perché era di? Non mi ricordo, ma penso che fosse già stata ristampata. Però ti ripeto, secondo me la tua linea è la migliore. Do imbloccabile alla mia creatura e ho Erta in mano. Qualunque cosa succede sei morto. Non puoi fare niente. Che fai? E tanto se io gli do imbloccabile, tu in risposta ci provi a fare removal, io ti faccio Ertai e ti ammazzo proprio, perché a parte che lì su Ertai perdi due. Ti ammazzo tu, pur lo stesso. Sa che pensa? La mano com'è? E manco è. Cioè, vabbè, però gli è andata bene. La Francia quindi si avvicina ad avere il suo da 5, campione. Oddio, bravo Simone, continua così. Gufa. Ah, che lo gufo? Sì. Ma non lo devo, io non voglio gufare nessuno, io sono contento di vincere De Pra. Tu tifi per Kosaka perché effettivamente ci ha fatto vedere delle belle giocate, però forse un po' la chat ha ragione che lo vediamo molto emozionato. De Pra molto molto più freddo. L'atteggiamento di De Bra poi veramente dominante, sta lì con il suo sempre sorrisino.
Mudica 5. Comunque la Francia ha già avuto il suo campione del mondo, chi si ricorda, Guillaume Matignon, che vinse i Worlds nel 2010. Per la cronaca, quindi. Tra l'altro, prima qualcuno ci ha chiesto: ma è possibile vincere i Worlds due volte di seguito? Io ho risposto proprio no, forse pure in maiuscolo. E invece dimenticavo dell'impresa di Charles Chenard, che 2013 e 2014 fece appunto doppietta. Comunque è da, bisogna parlare di questo Mudikan a 5, perché lui la mano è pianura, Otawara, Underground River, Fastland UB, Wedding Announcement e Go for the Throw e Emperor. Lui Mudikan sta mano. Era già 6. Che coraggio Kosaka, che adesso invece si va a tenere una terra sola e quindi muore così. Secondo me era Kippabbio quella mano, eh? No? Secondo me era Kippabbilissima quella mano. Non so perché ha mudicato, perché vuole qua a mana nero e a 5 carte, ha un countdown e finisce lì la sua partita. Tra l'altro è pure on the play, no, non si sa perché ha mudicato qui. Boh, secondo me veramente un po' di ragione dalla chat arriva e è molto emozionato, troppo emozionato. Shatter Sanctum, niente seconda terra. 2-0. Qui se fa taglia, proprio neanche gli fa fare una spell. 2-0. Oh, ragazzi. Partito del sordisetto micidiale di Depra. Taglia cut down, arrivata la terra di Kazune Kosaka. Kosaka ha tiltato, sono concordi con la chat. Ha sempre fatto raffine di terzo, comunque Depra, solidità. E pesca cut down, top deck cut down. Attenzione. Ci risiamo, eh? Attenzione, qui la partita è cambiata. Ha fatto cut down terra. Siamo tornati in partita. Ha pescato lo shouldered. Palude shouldered. Poi caro il mio Kosaka, scegli tu. Shouldered ha pescato adesso. Comunque quando Depra c'è un momento della partita in cui lo vedi che magari può fare, arriva shouldered. Prof a Dennick e passa terra per i mastermind, passa. Oh. Tre mana wedding announcement. Ma niente, ce ne siamo andati ragazzi. Andati no, su. Abbiamo andati. Abbiamo il tie shouldered terra in mano. Quindi secondo te ormai anche questa è. Ma attacca con la fine, forza. Un'altra volta shouldered a fare la partita. Go for the throw, c'è il mazzo. Ora può attaccare con Raffaele. Ora attacca. No, senza problema. Perché pesca poi di Peri Mastermind. Può attaccare. Giusto, non attacca. Make disappear. Comunque, ragazzi, sta smutellando in maniera indegna. Indegna. Veramente indegna. Vabbè, però la partita è lunga, Jacopo. Cioè, nel senso. È tortuosa. Il tie disappear. Vediamo questo turno perché è importante. Qui
Kosaka ha la possibilità, volendo, di fare wedding announcement e farselo counterare, oppure giocare sulla virtù bianca, mossa che io preferisco, Secondo me supera il mazzo, adesso sai che c'è di Ebra. Shouldred. Butta male. Shouldred. O Shouldred o Raffai, una delle due. Vediamo. Una delle due arriva a questo turno. Allora, il counter l'ha fatto. Gofordetro va bene lo stesso. Gofordetro è perfetto, perché la prossima carta che Kazune Kosaka farà sicuramente sarà Shield Red, e quindi ottimo Gofordetro. Come lo fa su Raffine? Ah, subito? Perché c'è Disappear. Ah, anche Disappear, non l'avevo visto. Può pure fare Screlv. Qua se Depra si fosse appellato alla regola non avrebbe pagato il mana di Ward, comunque, perché l'ha messa al cimitero. Se... vabbè. Una carta rimasta, Shelly counter. Mia, ragazzi, Kosaka l'ammassa non contento, ovviamente. Ora gli fa un attacco da 300. No, quanti sono? 3, 4, 5, 6, 7. Ertai. Ma ragazzi, ma lo ha pescato Ertai. Lo sta massacrando. Ma che partita è stata? L'ha spappolato. Mamma mia. Mamma mia, Mamma mia. Sentite dietro. Esultanze. Esultanze dei nostri amici francesi. Pronti a commentare quindi Game 3 tra Jean-Emmanuel De Vries e Kazune Kosaka, che sembrano proprio game a senso unico, cioè nel senso, per ora sì. Quello che abbiamo visto è un Depra dominante e un Kosaka emozionato e sfortunato, ma anche un pochino impreciso, un po' tanto impreciso, almeno questo è l'opinione dei due commentatori. No, non pulito, esatto, cioè ci sono state proprio delle giocate, ecco, poco lucide da parte di Kosaka, però ancora ci potrebbero essere tre game da giocare, quindi insomma. Debra tranquillissimo, lo vediamo. Debra, la freddezza. Vabbè, ha giocato pure tre effettivamente in 5 anni, dicevo, mi sono abituato. Kosaka invece soffre, lo vediamo. Vediamo, sta pensando a... non lo so. Che sta pensando Kosaka? E che sta pensando Kosaka? Che cosa sai tu? Come faccio? Come non mi riprendo? Amo. Si mischia i mazzi, Kosaka sordite. Non so che cazzo c'ha da ridere. Però... va bene lo stesso. Proprio il Giappone è sempre c'ha sto fascino totale. No. Pensa che figo andare in Giappone a commentare un Pro Tour, a giocare un Pro Tour e Modica 6 di nuovo. E fanno con la capoccetta. Invece. Comunque è sempre servito, Sempre servito, mi ah, piace. Gli manca il nero, gli manca il nero. Gli manca il nero. Non è servitissimo, la deve sì, pensare. Ma sai cosa c'è stato al mazzo, sì? Manco, Dark Slick Shores, lo scrivi, lo vuoi scrivere Dark Slick Shores? Ci pensa, Debra. Debra però ci sta pensando, quindi... tiene? Ha tenuto. Ha tenuto. Quindi lui ha Sigrom Cost o Tawara? Basta. E poi c'ha due tutte spendere. No, non c'ha a anche parte Dennick. Fa Skrelv, Dennick pesca terzo mana nero, fa Raffine, attacco, secondo mana nero Shouldred. Remove al suo Shouldred, stappa altra Shouldred. Questa cazzo, è come andrà la partita? Sì. Ragazzi, quando uno comunque in questo gioco c'ha la giornata, diciamo, Kosaka il vento in poppa. Il c'è poco da fare, Depra ha fatto il suo sorrisetto sexy, mi sa che quando non scampa alla punizione francese, alla ghigliottina. Questa è bella, questa è bella.
tipo del, che era l'eredità del gioco della ghigliottina. Sì. Ghigliottina. Allora. Sì, perché ce l'ha, eh? Ce l'ha tutti, gli mancano solo le terre. Musica 5, con una bestemmia anche, ho sentito. No, cosa ca 5? Comunque, mo' risata non più sexy, se, proprio da piacione proprio. Comunque, secondo me, quanto rifletterà su quel mulligan a 5? Cioè, secondo me quella mano a sera tenibilissima. Sì, ma questa partita, anche se chi fa 7 per battere, come andrà la partita di De Vrij? Deve vendere l'anima al diavolo? Sì, beh. Le fa un patto del diavolo con Saga. De Vrij sorride ancora, il suo sorrisetto. Fa un movimento con le dita con Saga. Vuole rifare il suo pile shuffling. Tanti giocatori, io sono uno di quelli, tra l'altro, insomma, un po' me ne vergogno. Sono convinti che se fanno pile shuffling, poi la sfiga del mulligan a 5 se ne va, del mulligan a 6 se ne va. Boh, no, io sai, ultimamente non lo sto più facendo. Non mischi manco tu. No, io mischio tu bari. Sbarri. Io mischio molto, ma non me la devo fare il shuffling. No. Cioè, almeno ai tornei di PVPN e custosi non lo faccio. Tornei un po' più grossi, tipo GP, eccetera, li faccio. Ma io sono uno perché di quelli... Perché non c'ho voglia di fare niente, in realtà è questo. Ok, fantastico. No, io sono uno di quelli che pensa che più mischi e meno sfiga c'hai, ma è un pensiero del tutto... È anche più corretto, più mischi e più sei corretto, quindi io lo faccio molto per quello, insomma. Mamma mia, ragazzi, come ci sta terra nera sopra nelle prime due pescate... Proprio, cioè, sei sicuro tu? Che eh? Poi addirittura ce n'ha tre di pescare terra nera perché è on the draw. Ma ce l'ha sicuro. Cioè, qua allora. Li fa terra, scrap, terra, tecnica, terra, raffine, terra, shouldered, removal, shouldered. T'ho spaccato in due. Torna in Giappone, via. Cinque carte le abbiamo tenute, Cinque carte le abbiamo tenute. Abbiamo il trioma. No, non ci hanno fatto vedere che ha pescato come prima carta. Secondo me era Dark Slick Shores. Make disappear. Non va bene. Dennick. Dalla parte di Kazune Kosaka. Andiamo a dare il mananero. Oh, go for the throat. Quindi no. Niente mananero. C'ha l'ultima pescata. Quindi adesso Jean-Emmanuel De Vrij farà Otawara. Immaginiamo, perché insomma... Poi può decidere, c'è la prima decisione della partita, Fare cioè, Dennick o fare passo? Fare Dennick. Perché sa che se pesca mana nero la partita è finita. Lord Skitter. Il topetto. Il topetto. Olè. Andiamo. Non serve aggiungere altro. Non serve, cioè l'avete sentito, no, chiaramente. L'avevo detto. I commentatori francesi quanto sono contenti. Ero veramente nell'ultima finestra disponibile a Jean-Emmanuel De Vrij per pescare. E sopra c'è altra terra. Vabbè, basta, dai, raga. Ma io comunque e noi sopra dovevamo c'è altra terra dovevamo fermarci davvero. Quando ho dichiarato dentro al suo pacchetto c'è Bisic de Mirde. Sì, dovevamo accannare la stream. E andare basta. In giro per Las Vegas, basta, per basta. Casino probabilmente. Ma infatti effettivamente. Ma come che schifo, ma in certo sono impazziti. No. Perché voraggio? No, perché esatto. A pescare una paluta alla fine mica gli serviva per vincere il mondiale Magic, dai. Vabbè, ma comunque cioè, voglio dire, ha anche fatto un ragionamento, è arrivato anche qui Terlizzi a dirci io sì. Gioco tot Lande, gioco tot Fontineri, ho tre pescate. E qui gli ha detto, beh, gli poteva dire male, ma tra virgolette era, come si dice... Oh. Guarda come attacca, oh. Ma con che aggressività? C'ha il gancio, immagino. Se no attacchi. Ragazzi, mai. Scarta Shouldered e Raffaele perché ne ha 15 in mano. Carta in mano 7, Shouldered 15. Jean-Emmanuel. Vabbè, De Vrij chiaramente sa benissimo che nelle mani dell'avversario c'è il gancio, perché no, se no questo attacco non ha grande senso, no? Ah no, in verità ce l'ha comunque. Scusate, ho detto una cavolata. Avrebbe attaccato in tutti i casi, perché Raffaele è 1-4. Sì, attacca come un... Potrebbe sbagliare un blocco. Potrebbe sbagliare questo blocco. Tra l'altro, Kosaka è talmente tanto sfortunato che ha pescato in mano
Tennic e Lord Skitter, che sono leggendari e che ha in gioco, quindi non le può giocare. Porra lui bestia, ha raga. Una carta sola. Porra cioè chiaramente incredibile, incredibile. Tanto sopra c'è Terra Nera, ma cioè non è che dobbiamo stare a discutere di niente, discutiamo. Lui adesso la troverà la quarta Terra Nera stappata. E infatti è arrivata, dai, di che parliamo, raga? Basta, cioè basta. Questa partita l'ho detta prima che apri. Sì, era bene. Così. Vabbè, ma quando sei predestinato, quando in qualche modo insomma, ripeto, hai il vento in poppa. C'è poco da fare, eh? Ora c'è il terzo giveaway. A un certo punto dovremmo fare. Attacca, attacca, attenzione. Attenzione. Giveaway di Ultimate Guard, lo attenzione. Ricordiamo, vi spediscono loro i premi. Noi siamo solo, come si dice, le voci. Attacca, attacca. Doppio trigger, sta decidendo la creatura su cui mettere i segnalini. Qua se sceglie Dennick arriva De Gangio a fermare tutto, se sceglie Shieldred uguale, però decide comunque di proteggersi Dennick e lavorare appunto con Shelly. Scusate, con Raffine e con le due carte pescate. Posso dirti, qua ha fatto un porco atto. Vabbè, ci era bello sta Shieldred. Sì, vabbè, lo sta massacrando, ragazzi. No, l'ha massacrato proprio. Comunque, De Bra veramente ha fatto tutte le partite le stesse cose. Senza sì, è stato molto fortunato De Bra, molto sfortunato Kosaka. Certo, Kosaka veramente si trova in mano con due carte, può fare zero carte, non può fare nessuna carta. Cioè lui che tiene la mano per fare droppa 2, droppa 3 e che pesca droppa 2, droppa 3 leggendari uguali agli altri. Quell'altro nel mente tiene la mano bianco-nera, con che leggerezza fa palude, terra nera. Vabbè dai, basta. No, è stato molto, cioè una, sicuramente possiamo oggettivamente dirlo, non una bellissima finale da vedere e commentare, perché è stata totalmente indirizzata dalla fortuna e dalla sfortuna. E cioè, poi lui continua a attaccare questi topetti, perché i topetti attaccano e basta. Questo basta è Magic, 22, eh? Questo è Magic, sta a 22 perché c'ha Dennick che è diventato, non lo so, esatto, cioè Hulk Hogan. Esatto, Hulk Hogan. Che poi De Bra assomiglia un po' a Shawn Michaels, di quello del wrestling, capello lungo, da calci in faccia alla gente. No, chi era uno del wrestling? Era quando io avevo 8 Shawn anni. Michael. Oddio, Shawn forse Michael. Sì, ho capito. Ma non è Million Dollar Man? No, non era lui. Non mi ricordo. Vabbè, non me lo ricordo. C'ha avuto sto flash. Sicuramente in chat ci aiuteranno. Anzi, sono uno psicopatico e ho sti flash malati, ma non è. Dico cose casuali, dico tendenzialmente proprio. Comunque non è l'unica finale che vediamo per fortuna o per sfortuna. Io ricordo che abbiamo commentato insieme a te la finale di Pioneer tra Benton Mazen e Ray Duke, e in quella partita c'è, cioè, tra l'altro era pure un matchup interessante per Aure, e se ti ricordi non abbiamo proprio visto una partita, cioè nel senso è stato comunque, insomma, capita, questo è Magic. Beh, sono state belle però le finali, scusa ti interrompo, le finali di Barcellona è stata bellissima. Barcellona 5 game sono voluti, però Calcano contro come si chiama, Jake Bursley, che poi sta nel nostro albergo sempre. Sì, è vero, nel nostro albergo. Anche la finale standard, quella vinta da con Rakdos, chi era? Sempre no, Ray Duke, Nathan Stoyer, pure quella non è stata una bellissima finale, il matchup era strapolarizzato. Cioè, diciamo che, ripeto, Magic poi più il card pool diventa profondo, più le carte sono potenti e più si riescono a recuperare situazioni di, diciamo, sfortuna. In standard questo capita raramente, ecco, questo è poco massimo, poco massimo. Qua Kosaka fa finta di contare, ma sta buttando in caciara. Ha pescato un cut down che leva esattamente un pezzo. Leva scrap. Sì. Bene. Bene, sì. Bello, sì, bello.
stacca, mamma mia, sti topi, questi la girano sta partita. 25 a 23. Molto bravi questi Tieni. Topi. Dennis me l'ha ammazzato prima, ce n'ho un altro. E io te lo rifaccio, a pagliaccio, gli ha detto così, eh. E però sorride. Bah. Sorride e fa. E riesce a non ridere, fa sempre il suo sorrisetto tipo da Bart dei Simpson. Un po' così. Partita strafinita comunque. Partita strafinita. Tra l'altro De Bra non è che continua a pescare male, eh? No. For the throw, air try, un'altra Plaza Oviros che in fondo lo serviva. Spappolato. Sicuramente spappolato. Possiamo dire che insomma De Bra, al di là della fortuna, essere arrivato qui, non è che ci vuole solo fortuna, ha scelto il mazzo. Possiamo dire il mazzo è comunque il risultato migliore, sì. Che è riuscito a giocare tutte le partite. Sembrava indietro contro Ban Control, aiutato un po' ancora dalla fortuna. Ban Control ha proprio detto bene. Eh sì, invece mo sì, amico, Ban Control quello, cioè sta il turno su 2-1 per Orange che pesca la sesta terra tappata. Sì. Che se quella è tappata gli tira fuori, gli tira una Wanderer che lo rimanda in Francia. Lo rimanda in Francia, ma senza passare dal via proprio. È arrivata la polizia? Entra la polizia qui dentro, lo stanno venendo a prendere. Chi ha De Bra? Sa di sì. Guarda come sono entrati poi, ma è successo qualcosa? Attenzione, attenzione. Ah no, non è successo nulla. No, volevo creare un po' di situazione così. Comunque, ripeto, De Bra ha scelto, secondo me, una lista ottima, veramente, veramente ottima. Ertai. E prende 4, 5, 9, va 3. Non può bloccare con niente, le fratte non ci sono. È riuscito a pescare un'altra carta che non può giocare il giapponese. E terra tappata. E terra tappata, gli fa vedere la mano. E Gian Emmanuel De Bra è campione del mondo di Magic the Gathering. Dominante. Esper Legends vince. Come è andato Kosaka? È svenuto. È svenuto, Kosaka è andato via subito. È stato neutralizzato. Vince i Worlds 2023 Jean-Emmanuel De Bra.